Siamo a Milano in occasione di una conferenza stampa molto importante organizzata dall'AISM, l'Associazione Italiana per la Sclerosi Multipla, durante la quale sono stati presentati i risultati finali appena pubblicati dello studio COSMO, uno studio molto importante che ha voluto valutare una volta per tutte l'esistenza oppure no di una correlazione tra la presenza di CCSVI, cioè della insufficienza cerebrospinale venosa cronica, e la sclerosi multipla, un argomento che, come noto, è molto dibattuto. Ne parliamo col professor Mancardi, uno dei due principali investigator dello studio, insieme al professor Conga. Professor Mancardi, innanzitutto, a quale domanda intendeva rispondere lo studio COSMO? Lo studio COSMO intendeva rispondere alla domanda sulla reale presenza della CCSVI, cioè di queste anomalie venose, nelle persone con sclerosi multipla rispetto ai controlli normali e rispetto alle persone che hanno altre malattie neurologiche. Questo perché gli studi precedenti andavano da una presenza di questa anomalia in tutte le persone con sclerosi multipla, 100% dei casi, e 0% negli altri soggetti normali, ad altri studi che al contrario dicevano esattamente l'opposto, cioè che nessuna delle persone con sclerosi multipla aveva questa anomalia. Chiaramente davanti a dei dati così discordanti le persone con sclerosi multipla si chiedevano dove era la verità, qual era la reale importanza di questo tipo di alterazione. E allora è nato appunto questo sforzo da parte dell'Associazione e della comunità scientifica nazionale che si occupa di sclerosi multipla e anche da parte dei neurosonologi per cercare di dare una risposta definitiva a questo quesito. Benissimo, allora prima di vedere come è stato fatto lo studio vorrei che ci dicesse subito come è andata a finire. Quali sono i risultati definitivi dello studio COSMO? Sono stati esaminati poco meno di 2.000 pazienti, 1.200 persone con sclerosi multipla, circa 300 controlli normali, 400 soggetti affetti da altre malattie neurologiche. In estrema sintesi, i risultati sono che nelle persone con sclerosi multipla questa anomalia è presente nel 3% dei casi, nelle persone normali in poco più del 2% dei casi, e nelle persone con altre malattie neurologiche di nuovo nel 3% dei casi. Cioè a dire, è una alterazione che si riscontra anche in soggetti normali, non c'è alcuna differenza fra le persone con sclerosi multipla, i normali e le altre malattie neurologiche. Quindi il 97-98% delle persone, sia malate sia non malate di sclerosi multipla, non ha questo tipo di alterazione. Esattamente così. Ecco, perché i dati di questo studio erano stati già anticipati lo scorso anno in occasione del congresso europeo, quindi era già un po' che se ne dibatte. Oggi abbiamo i dati definitivi, quindi ciascuno potrà andare a leggersi sulla rivista esattamente ogni dettaglio. Certo. Però uno degli aspetti, diciamo così, che erano stati messi in discussione invece da chi ritiene che questa anomalia invece esista, era la metodologia dello studio. Quindi vorrei che ci dicesse due parole sulla metodologia dello studio, soprattutto sul grosso lavoro che avete fatto con i neurosonori, cioè sui tecnici che hanno quindi controllato l'effettiva presenza o meno di questa anomalia. La metodologia è stata rigorosa il più possibile, perché intanto sono stati prima formati dei neurosonologi, nel senso che sono stati istruiti da parte di persone di grande rilevanza nazionale e internazionale, cioè stiamo parlando del professor Stolz, che è un nome famoso nel mondo sulla patologia venosa, stiamo parlando del presidente delle due società scientifiche, dottor Massimo Del Sette e dottor Malferrari, che sono i presidenti delle due società scientifiche italiane che si occupano di neurosonologia. Questi hanno formato i neurosonologi, cioè a dire sono andati a lezione, hanno studiato e hanno ricevuto una certificazione, e quindi c'è stato un lungo periodo, mesi e mesi, per avere in Italia almeno 26 persone adeguatamente preparate su leggere un esame ecodoppler venoso. Questo perché l'ecodoppler venoso è un esame, come dire, di non facile lettura e molto variabile nella interpretazione eventualmente soggettiva. Quindi molta cura è stata dedicata alla preparazione di queste persone. Poi, dal punto di vista metodologico, il punto chiave dello studio è stato che è stato letto in cieco dal neurosonologo locale, cioè il neurosonologo locale non sapeva se la persona a cui stava facendo l'esame era una sclerosi multipla, un normale o un controllo patologico, ma soprattutto l'esame è stato poi inviato a questi tre lettori centrali che dovevano solo vedere il tracciato e non vedevano affatto il paziente, quindi è stata rispettata totalmente la cecità dell'esame. Quindi la metodologia è stata ipercorretta, perché naturalmente se noi sappiamo se il paziente
ha la malattia o meno. Non siamo ciechi, può esserci naturalmente un bias, come qualunque persona sa che in qualunque esperimento scientifico si fa così. Ecco, quindi per concludere, che messaggio possiamo dare ai malati? Perché appunto il dibattito, la discussione, specialmente sul web, su questi temi, è stata ed è ancora molto, molto importante. Cosa possiamo dire, professore? Le persone, molto, possiamo dare il messaggio che questo studio, che è stato fatto peraltro dall'associazione con la comunità scientifica proprio per rispondere in maniera definitiva alla domanda, ha risposto in maniera definitiva. Quindi la CCSVI non è presente per le persone con sclerosi multipla più dei soggetti normali o di altre malattie e non ha alcuna rilevanza nella comparsa della malattia e nella progressione della malattia. Gli sforzi delle persone, degli studiosi, delle persone che si occupano di sclerosi multipla devono essere indirizzati verso altre direzioni, cosa che peraltro è rimasta, nel senso che non è che questo tipo di ricerca ha interrotto le ricerche precedenti che sono sempre andate avanti.